Oggi parte un percorso nuovo, un percorso di sviluppo del territorio della provincia di Teramo, nasce da un indirizzo politico importante del Presidente della provincia, di mettere al centro il territorio con tutti gli attori fondamentali, al fine quindi di ricostruire percorsi che sappiano cogliere tutte le potenzialità, gli strumenti di finanziamento in questo momento storico così importante e particolare. L'esercizio logico quale sarà? Sarà quello quindi di, oltre al coinvolgimento, quindi fare quindi un'operazione di multilevel governance, ma ricostruire un percorso di sviluppo che tenga conto degli ambiti prioritari, di quelli che sono quindi le caratterizzazioni del territorio e di congiungere il tutto all'interno quindi degli strumenti di finanziamento, del potenziale della nuova programmazione e di tutto quanto in questo momento è programmato per lo sviluppo dei territori. Una sfida importante che richiede un esercizio progettuale nuovo, innovativo e che richiede coraggio, che richiede impegno, ma che sicuramente il territorio saprà cogliere. È importante per la provincia in questo momento mettere insieme tutte le istituzioni, i comuni, gli enti sovraccomunali, ma anche diciamo, le personalità di spicco che provengono da questo territorio, che hanno ruoli e che hanno anche capacità di fare progettazione. Il Covid-19 ha consentito di avere la possibilità diciamo, di ripensare il territorio. Da una parte certamente ci si sta concentrando molto sulla sanità e la salute, ma dobbiamo capire che il territorio ha bisogno anche di economie, di nuove economie, di nuovi progetti, di digitale, di smart city, ma anche di capacità di raccogliere i fondi europei e di portarli sul territorio. Questa cabina di regia fatta di professionisti servirà a questo, raccogliere i migliori progetti e trovare le risorse per realizzarli. È importante assolutamente creare una rete infrastrutturale in provincia di Teramo, sia hard o soft, cioè materiale o immateriale, nel senso strade e autostrade, piuttosto che internet, fibra e 5G, dobbiamo connettere i territori e ogni territorio ci indicherà sicuramente quali modelli di sviluppo potremmo far insistere sulle nuove infrastrutture. Questa è l'idea di massima. Come ho già detto, ci sono tutta una serie di progetti e ogni progetto deve iniziare con l'ascolto dei territori. La provincia di Teramo farà da catalizzatore di tutte quante queste idee e appena i fondi saranno disponibili li metteremo a terra.